all'avanguardia per le nuove sfide della formazione, attento alle sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro, in prima linea sul fronte dell'informatica e delle lingue straniere. È l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Bodoni, fondato nel 1974, dall'anno scolastico 1993-94, il Bodoni ha sede nell'edificio appositamente costruito in Viale Piacenza a Parma e sinora condiviso con l'ITAS Bocchialini. La scuola è dotata di una biblioteca, la maggiore come superficie tra le biblioteche scolastiche della provincia, di una sala video, di un auditorium con 400 posti, di due palestre e di 8 laboratori, uno di fisica, uno di chimica, uno linguistico e 5 di informatica. 7 aule sono attrezzate con lavagne multimediali interattive LIM, l'ultima innovazione tecnologica riguardante la didattica. I diplomati possono continuare gli studi presso qualunque facoltà universitaria, anche se la preferenza va agli studi di carattere economico, giuridico ed informatico, oppure inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro. Io sono assolutamente convinta che anche a livello internazionale la vera sfida della formazione e della cultura si giochi proprio sui tecnici, perché è la formazione tecnica che viene richiesta, anche quella superiore ovviamente, ma partendo proprio dalla scuola secondaria. L'offerta formativa di un istituto tecnico come il nostro, che è un istituto tecnico economico, ha rivisto i suoi profili in uscita e in pratica i tecnici che escono dalla nostra scuola hanno tre orientamenti diversi. Uno riprende il filone del classico ragioniere ed è l'esperto di amministrazione, finanza e marketing. Poi ci sono altre due opzioni che si caratterizzano, uno verso i sistemi informativi aziendali e l'altro verso le relazioni internazionali per il marketing. Quello sui sistemi informativi aziendali ha come punto di forza l'informatica, un'informatica che va proprio dentro ai linguaggi di programmazione, quindi non certo come utente ma proprio come operatore e come operatore competente, voglio dire competente anche delle reti. L'altro, quello delle relazioni internazionali, invece privilegia le lingue straniere come strumento di comunicazione, proprio anche in vista dell'internazionalizzazione del commercio e degli aspetti amministrativi. Queste sono le tre opzioni. Io però ci tengo a sottolineare, in particolare per il Bodoni, che direi che ha sempre avuto come punto di forza una caratteristica fortemente innovativa, dal punto di vista sia metodologico, didattico, che anche delle strutture. A parte l'edificio che è abbastanza recente, costruito con tutte le caratteristiche anche antisismiche, insomma di sicurezza recenti, è anche un discorso di tecnologie, per esempio. Quest'anno in particolare abbiamo rinnovato moltissimo sul piano delle tecnologie delle ICT, cioè ci stiamo orientando decisamente, non semplicemente verso l'abolizione del cartaceo, come ci chiede anche il nostro ministro, ma anche verso la didattica multimediale. È ormai una tradizione consolidata dell'Istituto Bodoni la progettazione di scambi scolastico-culturali con altre scuole, sia italiane che estere. Sono state organizzate esperienze che hanno coinvolto alcune classi del biennio e del triennio. Ciao, sono Lorenzo, sono uno studente della quarta GIGEA e la nostra classe insieme alla quarta di programmatori informatici siamo stati coinvolti da un progetto chiamato Comenius. E questo progetto provvede 7 paesi dell'Unione Europea, tra cui la Bulgaria, la Polonia, la Spagna, la Romania
e la Cornovaglia in Inghilterra e la Croazia e la Turchia. Per ogni anno il progetto vengono realizzate delle mobilità e cioè una settimana ci sono questi incontri che vengono svolti in una di queste scuole dei 7 paesi dell'Unione Europea e gli ultimi incontri avverranno in Spagna e in Turchia dove verrà realizzato l'incontro finale. L'obiettivo è quello di esplorare il mondo dell'imprenditorialità nelle varie nazioni e sforzarsi di acquisire una mentalità da piccolo imprenditore. Sono Samantha, sono appena tornata dalla Romania, è stata veramente un'esperienza entusiasmante. Nei vari meeting che si sono svolti abbiamo sempre lavorato molto in lingua inglese, preparato dei materiali appunto in lingua inglese. In questi giorni ci hanno detto che noi studenti di quarta potremmo candidarci ad un periodo di tirocinio all'estero di 3 settimane e anche questo è un progetto finanziato dalla Comunità Europea. Tra le offerte formative dell'Istituto Bodoni ce ne sono alcune, nello specifico, rivolte allo sviluppo delle capacità imprenditoriali, creative e di marketing. Il mio nome è Daniela Voina, sono della Quinta A e con la simulazione di impresa abbiamo imparato a fare un'impresa. Il progetto Intraprendere ci ha permesso di imparare tutte le fasi dalla ricerca di un'idea innovativa di impresa alla sua realizzazione. Noi, i nostri metodi e le nostre idee sono partite dalla ricerca di un'idea giusta per il mercato, perché le basi del mercato sono l'innovazione e la creatività. La nostra è una cooperativa con il nome di Tipicoop, che è un negozio virtuale che permette la commercializzazione dei prodotti tipici del territorio di Parma. Questa è un'idea che è realizzabile e vendibile oggi nel territorio di Parma, ha bisogno semplicemente dei finanziatori. In un periodo in cui ci dicono che noi ragazzi dovremmo inventarci noi un lavoro, noi attraverso la nostra cooperativa abbiamo dato lavoro a tutta la classe. L'Istituto Bodoni offre ai propri studenti anche la possibilità di partecipare ad un'esperienza di lavoro che si concretizza in uno stage estivo di 4-6 settimane nel periodo giugno-luglio presso varie aziende pubbliche e private del territorio parmense. Mi chiamo Silvia Mezzadri, frequento la Quinta B Programmatori e nel precedente anno scolastico con i miei compagni abbiamo partecipato ad un progetto di alternanza scuola-lavoro dove per 3 settimane ci siamo recati in diverse aziende come l'AIPO, la Camera di Commercio ed altre sparse sul territorio parmense e siamo andati a lavorare invece che a scuola. Quindi questa esperienza ci ha aiutato a mettere in pratica quindi quello imparato a scuola, affrontando le diverse problematiche aziendali, mettendo in pratica anche sul computer, le varie cose imparate. Altri miei compagni, come ad esempio Antonio, hanno effettuato il loro stage in software house, mettendo in pratica appunto il nostro indirizzo programmatori, confrontandosi con la programmazione più complessa. Io, oltre ad aver effettuato il progetto di alternanza scuola-lavoro, ho partecipato l'estate scorsa al progetto degli stage estivi. Frequentando un'azienda che si occupava di software informatici e in questa esperienza ho incrementato il mio livello informatico attraverso anche degli implementi pratici in questa materia. Il corpo docente è costituito da 80 insegnanti. Gli alunni iscritti e frequentanti sono circa 800 ai corsi diurni, 80 ai corsi serali e 6 presso la sede staccata del carcere. L'Istituto Tecnico Commerciale Bodoni è parte del Consorzio Professionali, che raccoglie istituti tecnici e professionali di varie regioni italiane e partecipa alle reti nazionale e regionale Educare all'Europa. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you.